c'è colpo di tacco splendido a favore di Pessato, parte il cross, gol da parte di Del Vecchio. Mal di schiena. Come va? Tipo, voi te? Era la stella, era la stella di quei giorni. Sì, anche se non giocavo proprio centrale, vabbè, anche perché sono passati degli anni, ragazzi. Vabbè, ci siamo ritrovati per, visto che siamo alle porte. Alla vigilia, certo. alla vigilia di un europeo. Volevamo ricordare un po', Gigi, quella magnifica cavalcata, no, del 2000. Bello. No, tra l'altro, prima scherzavamo, ridevamo, sono passati 24 anni, mamma mia. Guarda, qua, ti sei sempre chiato. Purtroppo sì. Ma aspettavate una cavalcata così? Cioè, all'inizio, vi ricordate, siamo partiti con polemiche perché le amichevoli non andavano... Come quasi sempre, prima di una competizione, l'Italia non ci arrivava mai, quasi sempre... attraverso polemiche o comunque molta diffidenza, in particolar modo quell'anno. Sì. Io poi ero entrato pochi mesi prima, quindi sinceramente già essere convocato per me era... Te lo volevo dire dopo, ma te lo dico adesso, secondo me tu sei stato, oltre a Toldo, non te lo dico, te l'ho detto pure altre volte, sei stato uno dei migliori in quel torneo, hai fatto un torneo ti ringrazio. No, ma che mi devi ringraziare? Sicuramente a livello internazionale sì, perché per me, ripeto, Angelo, stato convocato pochi mesi prima, non pensavo neanche di fare il titolare, sinceramente, adesso non perché c'è Gigi qua, te, però c'erano Demetrio, Conte, insomma. Diciamo che eravamo una bella squadra, ma io, sai, ogni competizione c'è sempre la sorpresa, no? All'interno di una squadra. Stefano è stato veramente la sorpresa di quello europeo insieme a Francesco Toldo e Francesco Totti, perché Francesco... comunque era la prima competizione internazionale che l'ha consacrato. Ragazzi, Toldo. No, ma loro tre sono stati... Toldo ci ha portato avanti, ragazzi. No, però Stefano ha giocato però... incredibile. A però parte guarda, Toldo, Angelo, però me... ti dico una cosa, che in una squadra la differenza non la fanno gli 11 titolari. Io eravamo tra le prime riserve che trainavamo il gruppo, stavamo là, scherzavamo, arrivavamo, lavoravamo. Ti posso dire una cosa, io non pensavamo di arrivare così in alto, però abbiamo creato un gruppo, a parte che eravamo bei coattoni, ma coattoni... Fai i nomi, perché quelli che non erano di Roma, Ciro Ferrara. Era diventato, cioè Paolo Maldini parlava romano, Marco certo, cioè, ma ti ricordi, se vuoi raccontare qualche aneddoto tipo... Ragazzi, vi diciamo una cosa, ma lo sapete che cosa vedevamo sul pullman prima di andare ad ogni allenamento, ad ogni trasferta? Febbre da cavallo. Noi ci vedevamo febbre da cavallo, ce lo saremmo visti. Mauro Vlahovic ce lo metteva sempre. Sì, no. Qualcuno non l'aveva mai visto, quindi lo vorrei rivedere. Ma io che ti ripeto, sono entrato nel gruppo a febbraio, qualche mese prima. Io mi ricordo perché così mi riallaccio a quello che dice Gigi, che ha fatto la battuta, ma che poi tanto battuta non è, che la seconda squadra cosiddetta o chi sta fuori poi diventa fondamentale nell'armonia del gruppo, e quindi c'era un gruppo fenomenale. Io mi ricordo che, siccome potevo mica tanto parlare, nel senso che arrivavo, cioè non è che potessi fare, non avevo tutta questa personalità ancora, cioè avevo fatto due presenze in nazionale, ma mi ricordo durante gli allenamenti io ho i crampi dalle risate che facevamo già. Bellissimo, quando cominciavamo a fare magnifica, la corsettina. Era tutta una battuta che a volte era anche sbagliato, però poi quando c'era da lavorare e c'era da stare sul pezzo, eravamo i primi. Era nel riscaldamento, si lavorava, se uno scherzava. Fra te, Francesco, io mi buttavo. No, ma Ciro, ragazzi, era una roba. Poi ricordiamo che tra le seconde linee mi viene di pensare che c'era, non so, Montella. E Marco, che poi ha fatto Del Vecchio, ha fatto là il gol in finale. Meno male che non poteva passare come eroe. Del Vecchio come eroe, ma no. non si può vedere. Guarda che si offende, Marco. Scherziamo, sei stato fantastico. No, Marco, sei stato straordinario. Per Maloso, lo dico.
Poi c'è stata anche l'influenza di secondo me, di Pippo, dai. No, diciamo, diciamo che, tornando un po' sul serio, noi prima, fuori qua, sul Prato, parlavamo, diciamo, si era fatto male, com'è il calcio, no? Buffon e Bobo Vieri, che era l'attaccante in quel momento, secondo me, uno dei più forti al mondo, e si erano fatti male. Andiamo a fare un mondiale con due pilastri tra Buffon e Vieri che non c'erano. Quindi ci davano tutti per perdenti, ci davano fuori al primo turno, una squadra normale. E invece abbiamo cementato, come dicevi te, un gruppo incredibile, grazie al mister che era Dino Zoffe, che ci ha dato quella tranquillità, gestire anche alcune situazioni. No, ma eravamo veramente forti, porca miseria, ragazzi. Abbiamo creato veramente una cosa straordinaria. Ma quando è che ci siamo resi conto? Cioè, c'è stata una partita che secondo voi ci ha dato una convinzione in più, forse, vabbè, per me la seconda, quando ha fatto gol lui, sì, contro il Belgio nel girone, perché lì abbiamo fatto due partite, 6 punti, subito siamo andati forti, e la terza l'abbiamo giocata tutti noi per farli riposare con la Svezia. Con la Svezia, sì. Tra l'altro ho fatto gol, abbiamo salvato un gol sulla linea. No, abbiamo giocato bene tutti quanti, e poi ci siamo rimessi tutti in panchina e abbiamo spinto loro. Perché poi quarti di finale con la Romania, io poi là comincio a giocare perché si è fatto male Antonio. Si è fatto male, mi ha buttato in entrata bruttissima. Sì, brutta. Agi. Madonna. Ti ricordi? E io ho cominciato a giocare, però eravamo quelli che erano i primi ad entrare, i primi ad aiutare, i primi ad risultare. No. Cioè, si era creata un'armonia. Ognuno bellissima. Sapeva stare al suo posto, quello che dicevo, tranquillamente aspettavo. Dicevo prima, che poi non è retorica. Nel momento in cui c'era bisogno di sostenere, no? E di non c'erano invidie. No. Io dico sempre questo, cioè uno non è che era contento di star fuori, no Gigi? No, tutti volevamo giocare, no, ci mancherebbe. Esatto. Poi, vabbè, nei fami i nomi qualcuno vuole, no. No, quelli no, non ci sta, la competizione è la base di tutto quanto, adesso non facciamo i muralisti, però eravamo veramente tra di noi portato le carte, rega. Poi c'è qualche aneddoto carino, tipo, tanto ragazzi si può dire, non è un problema, ma vi ricordate che Francesco e Alessandro che all'inizio non si parlavano perché c'era la maglia, vi ho purgato ancora di qualche mese prima, e arrivavano e non so, noi li prendevamo un giro, giocavano alla PlayStation, Totti, vi ricordate? Totti, no? Il 10 gioca... del Piero il 7, no? Sì, no. Lui dice Alessandro Nesta. Ah, Nesta, che giocavano alla PlayStation senza parlarsi, no, perché c'era, no, e noi, oh guarda, vorrei pure parlare, da lì abbiamo smorzato un po' le piccole tensioni che c'erano, e siamo partiti, perché poi loro sono amici da una vita, no? Si conoscono quando sono bambini, però faceva ridere sta roba, no? Perché all'inizio erano un po' uno da una parte, un po' dall'altra, e siamo stati bravi, Angelo, a buttarli in mezzo, come al solito, senza giri di parole, no? Vabbè, dai, questa è una cosa carina. Però, hai le carte? Che dobbiamo fare, Angelo? Prendi una carta, vediamo chi prendi, dai. Prendi una carta. Fa prima lui, lui su queste cose è bravo. Allora, ma scusa un attimo, che dobbiamo fare? Svegliamo un attimo. Vediamo se indoviniamo, dai, facciamo sto giochino, dai. Dacci degli indizi, tu, dai. Oh mio Dio. Il destino è veramente. No, non ci credo. Il bomber? No. Quello che ci ha purgato? Il figlio della mamma sua. L'hai visto già dalla faccia, incredibile. No, che poi. Aspetta un attimo. Neanche l'avessimo preparata, ragazzi. Ma Che poi la cosa strana di quell'europeo, quando segna a Trezeguet, che era la prima volta del Golden Goal. Non si capiva se era finita, non era finita, tutti esultavano, ci guardavamo, cioè era finita la partita, la cosa orrenda. L'innovazione più orribile che potessero fare nel mondo del calcio, tant'è che l'hanno tolta poi dopo. No, una cosa... Infatti la devono fare proprio contro i polli. Vogliamo parlare, non si arrabbierà, ma giocavano pure insieme. Ma Mark, dove è andato quando gli ha fatto il doppio? No, però lì no, secondo me... No. Per me la volemo di tutta, l'errore sta a priori, abbiamo fatto batte Barthez e così, nessuno gli si è messo davanti, nessuno che ha preso la palla l'ha buttata via per prendere un'ammonizione, porca di quella miseria! Brucia, quella roba brucia, quella roba... Però quando è scritto che la palla passò anche sotto le gambe di Fabio. Diciamo che noi abbiamo pagato un po' anche... un po' di fortuna della semifinale, sì. perché forse con la Francia abbiamo fatto un'ottima gara, secondo me, sì. Era una di quelle che non meritavamo di perdere, l'abbiamo persa, con l'Olanda abbiamo sofferto. Ma vi ricordate quando siamo entrati? Tanto, però. Vi ricordate quando siamo entrati allo stadio? Tutte le maglie arancioni, che spettacolo! Ho detto qui oggi, Angelo, io no. Segno della croce. Angelo, io mi ricordo, perché non so se vi ricordate voi, il giorno prima
visto che noi comunque sempre ci prendiamo per il culo, si può dire, sì, non è un problema. Ma sì, stiamo a casa. E il giorno prima tutti, vabbè, se andiamo ai rigori ci pensa Gigi, state tranquilli. Io ho detto, ho preso la parola davanti a tutti, ho detto no, se andiamo ai rigori io non vado, ve lo dico subito. È stato bravo, dopo quello che è successo 2 anni prima, però è successa una cosa, finisce la partita, Stefano era uscito, giusto? Era uscito Stefano? Che palle! Aspetta, aspetta, è uscito Stefano, no, vi racconto questo, è uscito Stefano, era uscito pure Alex, secondo me, Del Piero, era uscito. Era uscito Francesco, anche Demetrio, Albertini, che erano i possibili rigoristi. E mi ricordo che... Francesco? No, io giocavo dall'inizio. Ah, sì, che non ho giocato tutta la partita. Scusami. E mi ricordo il mister che viene a me, tu sei il primo. Io... cioè dico sì subito, c'era, mi ricordo, c'ho una foto, oh c'era. C'ho una foto che c'è Francesco che sta così, oh, ma Van der Sar quanto è grosso. Antonio che già era un allenatore, io ti giuro, c'ho una foto di Antonio, stava così che ascoltava il mister mentre parlava, no? C'ho una foto di Antonio, tutti credi, amici là, tutti la pacca, e la cosa più bella di tutti è la famosa frase che io dico a Francesco, faccio fra, mi sto cagando sotto lui, grazie al c***o, non vedi com'è grosso, cioè mi dice una cosa Francesco. Visto che tu sei stato... E poi ti ha detto non ti preoccupare che la traversa è un po'. Visto che tu sei stato partecipe, no, della battuta di Francesco, raccontiamola un po' agli amici. No, è stato uno dei pochi a sentirlo. Gli altri l'hanno... No, ma racconta sta cosa che è carina. Cioè, Gigi, non c'era carina. Tutta la squadra, c'era solo... No, allora, Francesco nel mese in cui facevamo l'europeo, perché vi ricordate le camere ogni tanto erano singole, sì, ogni tanto erano doppie, a Coverciano erano doppie, poi là single. E lui mi diceva, guarda che se andiamo ai rigori faccio lo scavino. Ma già da... Agazzaro! Già, no. Agazzaro! Già è un mese che mi diceva questa cosa, io sì, lo ascoltavo, mi raccomando, non lo dia a nessuno perché poi lo vengono a sapere. Se spargi la voce arriva a Van der Sar. No, mi ricordo che stavamo tutti in mezzo al campo abbracciati, mentre lui sta andando a... verso... No, non si è girato non lui. Si è girato. Io a Paolo, a Fabio, così dico, Paolo Scavino. Paolo, ma che c***o dice? Paolo Scavino. Lui, Paolo, chiama Francesco per... non so di Francesco, non si è neanche girato. E andato là, pum, Scavino. Cioè, siamo rimasti tutti... Però non lo so, ragazzi. Lo sai che inquadrano la panchina? Beh, che noi geniale. Avevamo sì, inventato sì, questa cosa di sì, abbracciarci sì, tutti. Sì, eravamo inquadrano tutti la panchina. Tutti, ma che ha fatto? Perché tu ce l'avevi un po' accennato, no? E tutti ha fatto. No! Come dire, ha fatto tutti veramente. Ha fatto veramente. È che lui diceva, lo vedi che vogliono fare tutti la parata del secolo sotto l'incrocio? Da tu, da scavi. Sì, anche pensa se stampieri. Ma se l'avessi sbagliato. Guarda, non lo sappiamo perché comunque eravamo già in vantaggio, loro erano sbagliati. Sì, già, no, però quindi, te mangiavi. Certo, però mentalmente era un po' più libero, no? Metti che fossimo stati pari, forse dico, anche se la cosa Francesco più, era geniale. La cosa più strana è Paolo che va a tirare i rigori col destro, cioè Paolo incredibile, perché Paolo poi in realtà se non sbaglio... Com'era la sequenza? Tu? Ero io, poi il secondo... Non mi ricordo niente. Perché Pessotto è il quarto, può essere? O il secondo? Il professorino se presenta. Perché l'ultimo chi era? No, non mi ricordo bene. Secondo me Francesco il terzo, può essere Paolo Francesco il quarto. Francesco il terzo. E il quinto non so secondo neanche me chi... Secondo me secondo Pessotto. Primo te, secondo Pessotto, Sotto, terzo Francesco, quarto Paolo, quarto Paolo e poi basta. Il quinto Pessottino pure alla finale dei Champions a Roma. Pessottino si mette là, Non gli dai al professorino. Scegli una carta, Gigi. Fece anche l'assist a Del Vecchio. Sì, a Del Vecchio. Sì, Del Vecchio, grande grosso. Dacci un indizio, dai. Porco cane. È uno dei loro? È uno dei loro o uno dei loro? Vabbè, già che dico che è uno dei nostri, uno dei difensori più forti al mondo. Erano due. Uno però secondo me è proprio più forte al mondo e non ha vinto il pallone d'oro, quindi... Wow. Un altro. Ce ne avevamo tre. Cioè, in realtà ce ne avevamo tre che erano... Era Alessandro. Tombino. Diciamo che... Lui per me è Tombino, lo sapete. Diciamo che a dire difensore più forte del mondo non ci hai dato una grossa... No, mano, però secondo me tra i bello tre... E forte. Bello e forte. Forte e bello. Insomma, c'ha ragione, il difensore più forte al mondo, insomma, tra Paolo, Onesta e Cannavaro ce eravamo noi, i più forti. No, era una squadra incredibile. Ma come erano forti i nostri difensori in quel periodo, ragazzi? Quanti ne rimanevano pure fuori? Quanti ne rimanevano fuori, hai detto bene, ma tanti. Diciamo fuori. Che la nostra scuola... Ma gli attaccanti anche rimanevano a casa, ragazzi, dei giocatori. Sì, è vero. Cioè, nel 2000 comunque c'era... Robby che non c'era, no? Baggio non c'era. Mamma mia, e ragazzi. Poi rimane a casa, che ne so, gente, mo faccio dei nomi, Casiraghi, Ravanelli, Zola, cioè... perché anche nel 98, io mi ricordo, sono rimasti a casa Zola, Ravanelli, e Francesco ancora hai ragione, e comunque c'era Del Piero e Baggio, cioè...
una cosa, sì, ma in panchina Montella, Inzaghi, cioè, ma ragazzi, aspettate che ci è arrivato un messaggino, un videomessaggio. Addirittura. Sì, sì, mamma mia, guardalo, guardate chi è, ragazzi. Ciao Angelo, ciao Gigi, ciao Stefano, è un piacere per me a ricordare quell'europeo, l'europeo del 2000, che ci ha visto protagonisti. È inevitabile che uno ha dei ricordi bellissimi, anche se poi l'epilogo è stato di perdere proprio al Golden Goal, ed eravamo campioni d'Europa al 90esimo. Diciamo che è stata una bellissima esperienza, poteva avere un epilogo diverso, però la conserviamo tutto con grande affetto, ricordando il nostro allenatore, che è il grande Dino Zoff, anche il suo secondo, Francesco Rocca, ma ricordo veramente l'alchimia che si era formata tra di noi, eravamo veramente una famiglia, un gruppo di amici, che non aveva paura di niente e di nessuno. Infatti poi facciamo un bellissimo europeo. E bellissimi ricordi, un cattivo ricordo del fatto che poi, vabbè, contro Romania Agi mi spaccò la caviglia, però quello fa parte del calcio. Però bellissimi ricordi. Vi mando un grandissimo abbraccio, niente, nutro sempre grande affetto nei vostri confronti. Ciao. Grazie Antonio. Stava bene Antonio, che fece il primo gol nella partita con la Turchia di rovesciata, no? Sì, sì. Giocatore. Ma poi carisma. Completo. Oggi credo un giocatore così diverso da te. No, ma poi era diverso. Anche se tu pure c'hai. No, ti posso dire una cosa? Era diverso in quel centrocampo dove c'era Demetrio, lui, Antonio, era diverso, tutti erano diversi, sì, era perfetto. Era. Perché eravamo veramente assemblati, perché poi quando ho giocato io, comunque io e Demetrio eravamo un po' più simili, sì, e lui era diverso, infatti lui andava sempre a fare il trequartista perché noi avevamo meno inserimenti rispetto ad Antonio. Cioè, era un centrocampo diverso quando sono prenderla, prenderla io. Vabbè, stavo fando discorso, non è bello. Sei ignorante. No, se l'ho presa perché non ci hai messo. Mamma mia. Ho preso un parente tuo, Gigi. Non è un calciatore, è stato un grandissimo del nostro Sacchi. Un grandissimo arbitro del nostro arbitro Collina. Parente tuo, ho pensato subito. È parente tuo, un'associazione fisica. Posso dire una cosa? Guarda, io non ci rimango male, ma lui lo offendi, Ma è una brutta. No, lui è un po' permaloso. Ho capito, se è permaloso, fa fatica. Ho fatto subito un'associazione fisica e non tecnica. Ah, ok. Ma se vuoi avere un caffè, vai Sgabello, fai il caffè. Ma perché ti sei messo sto gileino? Ma che vai a pesca, Angelo? Angelo! Cosa fa? C'è l'acqua? Stai tranquillo, Gigi. Vabbè, allora abbiamo un'altra. Un'altra, dai. Vediamo, che chiedi? Vediamo. Mo' fagliela a lui. Dovrei un parente suo. Dovrei dire la stessa cosa che ho detto prima, ragazzi. Su quella che ho preso prima. Uno dei difensori più forti al mondo. Che non ha mai vinto un pallone d'oro. Paolo. Angelo, abbiamo fatto un'altra figurina senza. Intanto ci arrivavi te. Chi era? Paolino Maldini. Che cosa è ingiusto? Chi è? Paolo Maldini, no. Mamma mia, la cosa bella e figa di Paolo, che mi è sempre piaciuta, è che quando arrivi in nazionale, lui da capitano, da professionista, da carismatico, non ti dava molta confidenza all'inizio. Ti voleva poi un po' conoscere. No, ma lo faceva anche apposta, perché voleva mettere dei paletti, perché comunque lui è una personalità talmente importante. Però dopo, ragazzi, Paolo era diventato però romano. Sciolto, no, ma parlava romano. Sciolto, ma parlava romano. Poi ti ricordi c'ho questa immagine sua che magari, hai capito, quando dicevo arrivo subito in nazionale, cioè, un po' di rispetto verso chi... E che poi prima c'avevi paura. Ed era quello che all'inizio dell'allenamento veniva, raga, dai, andiamo a fare il torello. Ma te lo ricordi? Voleva fare sempre il torello iniziale. No, però prima, ragazzi, tanti anni fa, quando andavi in nazionale, vi racconto una cosa. Io la prima convocazione l'ho fatta a 21 anni con Sacchi. Prima di Italia 94, arrivo a tavola e ritrovo Baresi, Mancini. E... Aspetta, a un certo punto Beppe Signori mi fa: ieri c'è Franco, se mi passa il sale. Io mi giro, faccio.
Faccio, io posso dire Franco, non mi veniva, ho detto scusa, mi dai il sale, non riuscivo a chiamare Franco, non sto scherzando, no, no, 21 anni, io non riuscivo a chiamare Franco Baresi, capisco. Allora quando l'ho visto ho detto, io faccio scusa, mi dai il sale, così, non riuscivo a chiamarlo Franco, cioè per dire il carisma che avevano questa diciamo, personalità forte era difficile. Diciamo per me è stato più facile perché eravate tutti, tra virgolette, molto più alla mano, no? Molto più spiritosi, no. Però... No, però ti mette timore, con quei no? Personaggi lì avrei avuto allo stesso modo io. Timore. Vabbè, poi insomma, invece qua anche... Io gli dicevo, Angelo, io la mia carriera l'ho proprio impostata... Io serio non posso stare, però... però so fare due cose insieme, perché io sono stato un grandissimo lavoratore, grandissimo, però a me non mi dovevi togliere la battuta... La battuta quando stai morendo dalla fatica, c'è sta. Infatti, tutta, forse Gigi, noi adesso quando vai sul pullman, no? E dici, no, ma vi ricordate che diciamo a Vladovic, a Mauro? Non andava mai bene niente, non andavano sempre a scherzare, a ridere, però poi io quando si andava in campo, se uno scherzava e rideva, era la fine. Ricordo, te con Alessandro molto scherzavi. Con Del Piero? Vabbè, loro hanno una storia particolare, a Padova sono cresciuti. Io mi ricordo, era una cosa particolare. Angelo, ma ti ricordi quando ci mettiamo sta distanza? Tu perché avevi l'unica doppia, secondo me, anche quando erano singole con Ale. Può darsi, non mi ricordo. Lui dormiva nel bagno. Nel 98, no, sgabuzzino. No, nel 98 tutti avevamo la camera singola e loro doppia. Ti ricordi? Sì, no, te lo dico perché venivo in camera con voi, stavamo, sì, ti ricordi? Sì, vero. E voi eravate l'unica camera doppia anche quando erano singole. Sì. Cioè, raccontiamo anche purtroppo qualche passaggio un po' sbagliato dopo l'europeo, no? La critica di, secondo me anche ingiusta, di Berlusconi nei confronti del mister Dino Zoff. Sì, anche perché se c'era... Che sbagliò l'impostazione. Allora ci fosse stata, a parte che secondo me fu infelice perché avevamo appena perso un europeo in quella maniera lì, e bisognava un attimo, no, aspettare. E poi le critiche erano assolutamente ingiuste perché se c'era una partita dove Zidane era stato, tra virgolette, normale, fu proprio quella. Oh raga, 54 secondi alla fine. 50. Sì, no, ma poi c'era ragione Stefano, disse una cosa che non era vera. Aveva parlato. Nessuno di noi aveva marcato bene Zidane. No, Zidane non fece benissimo. Zidane fece quarti di finale. Non fece benissimo quella partita. Semifinale col Portogallo. Secondo me l'abbiamo stratosferico. Secondo me l'abbiamo marcato benissimo. Esatto. No, allora, secondo me quella partita Zidane uscì fuori forse l'ultimo quarto d'ora nei supplementari, ma nella partita non fece controllammo abbastanza bene. Non diciamo che noi dovevamo fare quella partita lì. Ma e l'abbiamo fatta. Partita. E l'abbiamo fatta giù. Ma noi siamo stati veramente ingenui, poco esperti, perché dovevamo anche prendere. Diciamo, Angelo, che poi nel tempo, le nazionali che poi vincono, hanno dei passaggi a vuoto e diciamo che noi, sfortunatamente, nel 2006 non ci siamo stati, ma la vittoria del 2006 nasce nel 98, nel 2000, nel 2002, era un gruppo che stava crescendo. Poi è normale che tutti noi avremmo voluto essere lì nel 2000, perché io sbaglio il rigore nel 98, potevo diventare campione del mondo. Poi nel 2002, Moreno nel 2002 ce ne ha combinato tutti i colori. Ragazzi, però, c'è un altro messaggio, vai, finisci. Scusa. Però comunque... noi abbiamo fatto veramente il massimo di quello che potevamo fare, secondo me siamo stati un po' sfortunati. Non si parla mai di sfortuna, ma in questo contesto... Questo è brutto, già sta. Così, pensa dal vivo. Ragazzi, ci ha mandato un video, mamma mia, no? Un video Marco Giuliano. Ciao soldatino, ciao Gigi, ciao Stefano. Volevo salutarvi. No, ma c'hai i capelli ancora strani, no? Fantastico europeo del 2000, in cui... abbiamo avuto veramente uno spogliatoio eccezionale, siete stati grandi protagonisti, insieme avevamo quasi coronato un sogno che alla fine meritavamo, però peccato, ma l'esperienza rimane, bellissimi ricordi anche, e vi abbraccio. Gran bravo ragazzo, gran bel difensore, averceni adesso allora, così. Allora io ti racconto solo perché lui è di origine calabrese come me, no? Nella partita con l'Olanda che lui giocò perché... Paolo iniziò terzino e lui era nei tre centrali insieme a Nesta. Paolo fece il quinto, fece il quinto, sì, finché poi non siamo rimasti in dieci.
E lui a un certo punto, se vi ricordate, fa il secondo rigore, credo, su Davids, credo. Fa il secondo rigore. Non me lo ricordo. Sì, 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 90 sì. minuti. Allora, lì no, ovviamente ci avviciniamo tutti e a un certo punto mi fa, oh, ma questi quanti sono? Perché mi sa che sono di più. Al di là del fatto che fossimo in 10. Quando l'hanno espulso? No, che poi dopo 20 minuti, 25 minuti. No. Poco meno di mezz'ora. Allora, no, mi ricordo che noi, 32, la battuta nostra era, raga, meno male che l'hanno buttato fuori, perché tanto era la stessa cosa, almeno c'era, ma scusa. Quando vediamo Gianluca, dico, Gianluca, meno male che l'hanno buttato, intanto era uguale, almeno dicono, ma sei grandi questi. Che abbiamo perso perché sì, però, siamo rimasti in 10, i primi 20 minuti, scusa. Oh, non l'abbiamo mai peccato presa. Che peccato che non c'ho un tovagliolo bianco, io a un certo punto la panchina, sarendemo! Che poi alla fine, quando è entrato Francesco, vi ricordate, abbiamo rischiato due volte di fare gol con Del Vecchio, sì, sì. Cioè, le occasioni più eclatanti le abbiamo avute. Allora, cioè, per rendere un po' l'idea di Francesco Panchino, quella squadra, sì, esatto, quello parliamone, ma la prima volta che ho visto, forse sarà stata l'unica in carriera che ho visto Paolo un po' in difficoltà, Maldini. Ma, no, perché andava, no. C'aveva di qua Zenden con Zambrotta, che infatti lo sì. fece ammonire un paio di sì. e di là Overmars. Però ragazzi, alla fine Paolo no, cioè, ha fatto dei recuperi quella partita. Fine, alla fine sì, dico, però quella mezz'ora però lì dove eravamo. Lui, guarda che inizialmente ci hanno massacrato, ci hanno rubato la merenda, Gigi, ci stavano a rubare la merenda. Per noi, Angelo, ti devo dire la verità, noi abbiamo pagato anche molto, come dire, cioè 100 eravamo soli contro tutti, ragazzi. Beh, poi, io mi ricordo quando io sono andato da fuori, lo stadio, che sensazione avevate? Perché allora io ero in campo. Lo stadio era Amsterdam. Verità, Amsterdam. Nonostante sì, Amsterdam. Sì, sì, quello dell'Ajax. Mamma mia, io, ragazzi. Io dal campo è curiosa questa cosa, perché voi eravate fuori e magari volevate magari aiutarci, ma era una roba da dentro. Non si sentiva da qui. Correvamo e basta, non riusciamo mai a prendere la palla, non riusciamo. Poi piano piano, più passa il tempo, si sono innervositi, comunque hanno sbagliato due rigori. Si sono innervositi, però il lo stadio... Tordone si è esaltato, come si è esaltato? Tordone, tante volte, mani. Tante volte il calcio è strano, perché perdi Buffon e diventa uno dei giocatori più importanti loro. Tordo. Nel Mondiale 2006 si fa male e Nesta, diventa il giocatore più importante, Materazzi. Cioè, guarda che tante volte sì, uno dà per perso alcune cose... sono delle gli dinamiche. Gli episodi a volte possono anche essere... Ma quella è la tua maglia, no? La facciamo vedere un attimo? Questa è la tua? Sì, non è quella della... Adesso non va a poter mettere. Quella dell'europeo. No. Adesso pensa che questa non va a poter mettere. Direi di no. Vedere? No, però erano più larghe, Erano più larghe rispetto a questa, prima. Questa secondo me è piccola. Poi era una... Ti ricordi le fece apposta per l'europeo, del tessuto? Le combat, no? A me 0-12. Siccome tu eri... Bello, uno che poi c'era molto. Questo bisogna sempre baciare, bisognava sempre tirarti per la maglia, allora le fecero. Poi c'era questo era proprio lo stemmino sì. dell'europeo, di quello europeo, eccola qua, molto bella. Questa no, bella. È più grande però, Gigi. Meno male, noi c'hanno certi fisici, adesso mica ce l'abbiamo noi. Bella, bella. E poi ho portato questa della Francia, purtroppo, della finale. Ma la facciamo vedere come? No, vabbè, no, aveva detto portare qualcosa. Vabbè, questa è del Laurent Blanc, che tra l'altro... Loran eravamo compagni, loro male, oh. compagni di squadra all'Inter, perché ai mondiali ho cambiato con Vincent, con il nostro amico Vincent Candela, e all'europeo con... Ma vi racconto questa, voi non ve la ricordate? Quando abbiamo finito, è entrata la Melandri a salutarci, ero seduto io qua, Francesco là. Aspetta, no, senti che ti sto raccontando, tu non te la ricordi. Io sto così, tutti disperati, così, tutti disperati. Mi giro? Vincent Candela seduto tra me e Francesco. Gli faccio, ma che c***o? Va fuori a festeggiare? No, mi dispiace. Ma stava lì con noi, dentro lo spogliatoio. Sì, perché dico, c'era ma quando io e Francesco ci giriamo, lo guardiamo, ma che fai? Ma ha detto, no, mi dispiace, già abbiamo l'intermondiale, no? Mi dispiace, sto un po' con... Ci stava per culare. No, era dispiaciuto. Secondo me c'era venuto a salutare e a consolare. No, quando è entrata la Melandri, dice, mo come esco? È rimasto lì, è rimasto dice, lì. Dice, mi confondo. Ragazzi, no, ma dico, ma quando l'ho visto? Non c'è io. Ma che fai qua? No, una scena che veramente sembra uno scherzo, capito? Quando alla fine stavano mettendo la coccarda alla coppa, ve lo ricordate? Così me l'hanno raccontato. Sì, io. Ce l'ha detto Mauro Vlahović. Che erano già pronti. Avevano già messo il tricolore sulla coppa. Sì, dai, stava eravamo noi, coppa, a noi, allora io mi ricordo che io ero finito, e io ero uscito a 10 minuti alla fine,
tra l'altro per me era stata una rivincita perché in semifinale avevo fatto gol su rigore, quindi sono uscito tra gli applausi a 10 minuti alla fine. Mi ricordo proprio 30 secondi prima eravamo tutti in piedi sulla panchina abbracciati con Ciro. Con... Forse anche in piedi in campo. Eravamo proprio pronti, cioè questa cosa ci ha ammazzato. Ragazzi, veramente. Mi ricordo un altro messaggino, mamma mia questo è pettinato con Frullino, mamma mia ragazzi. Ciao ragazzi, Angelo, Stefano, Gigi, vi mando un abbraccio grande, spero tutto vada alla grande e stasera niente. Celebrate un cammino strepitoso, fantastico, quasi perfetto, ahimè, però ci siamo divertiti, abbiamo fatto grandi cose e niente, vi abbraccio forte, ciao. Grazie. E poi Ali, ragazzi, a un certo punto quando siamo rimasti in 10, sai come ci siamo messi? Perché lui ha fatto il quarto a sinistra, tutta fascia, sì. E in mezzo come eravamo messi? Demetrio. Ma sai che Demetrio secondo io, me? A destra, Ale a sinistra e tu dove è del vecchio? E Pippo davanti. No, Inzaghi. C'era Pippo all'inizio. Ah, Pippo, sì. Poi, e tu dove ti sei messo? A destra. Allora, quindi eravamo 4-4-1. Io giocavo davanti però, a Gianluca. Però perfetto, perché lui il grande gamba del Piero lo sapeva fare. Diciamo che Ale e lui che erano quelli che dovevano stare un po' più al centro del campo per darci qualcosa a livello di qualità sono stati costretti a rientrare. Ti dico, paradossalmente, perché poi si è sofferto lo stesso, hanno avuto delle occasioni. Però siamo andati meglio. Siamo diventati più equilibrati, coprivamo un po' meglio il campo. Siamo andati meglio. Come quasi sempre si sa. Però il messaggio che secondo me possiamo anche dire dopo tanti anni, che forse a parte le qualità tecniche, quando formi un gruppo, un'amalgama così, puoi raggiungere anche sopperire, raggiungere anche risultati importanti, no? Perché poi lo ricordavamo prima, mancavano anche dei giocatori forti che erano Roberto Baggio, cioè Gigi. Roberto Baggio non perché prima abbiamo detto Zola, abbiamo detto Ravanelli, ma Roberto Baggio non convocato. Roberto Baggio non convocato. E non mi ricordo la dinamica che non lo portò a una non convocazione, anche perché il problema grande era un po' portare Baggio, Del Piero, Totti, perché nel modo di giocare che c'era 20 anni fa, 25 certo. anni fa, perché oggi secondo me questi tre giocatori li riportare li fa giocare tutti e tre insieme. I giocatori certo. bravi devono giocare, secondo me, non lo so, oggi è cambiato il calcio, magari metti Baggio a fa, adesso dico una follia, più basso, quell'altro più alto, un po' come è successo con Pirlo, sto dicendo una cosa che non esiste logicamente, però i giocatori bravi devono giocare, noi avevamo tre fuori classe. Però... Assolutamente sì, ma come hai detto te, Zoff scelse alla fine di giocare 5-3-2 con diciamo il centrocampista un po' più d'appoggio alle punte che ero io e già non giocava o Alessandro Del Piero o Totti, no? Perché Inzaghi giocava con uno dei due. Mi ricordo una cosa che adesso sto Baggio. Riflettendo, quell'anno Robby giocava con me all'Inter. E è stato un anno dove lui non giocava. Vi ricordate i problemi con Lippi? Giocava anche un po' poco. Sì. Giocava poco. E forse è stato questo il motivo della non convocazione. Non è che... Aveva anche un problema in ginocchio. No, però ha fatto però l'ultima partita dello spareggio contro il Parma, che ci ha portato in Champions League, facendo doppietta. Quindi è stato anche, come dire, sì, era già stato deciso perché non giocava, però ti sei ritrovato... Cioè, era un problema non portava anche nel Mondiale 2002, ti ricordi che è rientrato un mese prima, qualche giorno prima, è stato un caso eclatante non portarlo perché lui voleva venire. Assolutamente però, e poi diciamo che Zoff in questo momento ha ragione, stanno qua. Esplodendo Francesco. Sì. No, però per dire, cioè, scusami Angelo, convocare Baggio tornare, no, è tornare una cosa incredibile, al discorso di oggi, se... Tu che comunque sei allenatore e vediamo il calcio in maniera diversa, oggi quelli tecnici ti inventi qualcosa ma devono giocare. Assolutamente. Ragazzi, quando parlo di reattività, chi vi viene in mente? Difensore super reattivo. Abbiamo fatto apposta perché se l'abbiamo preso Nesta, Maldini e Cannavaro. È la nostra forza, dai, perché è vero che poi prendine un'altra pure te, dai, ci divertiamo. I gol li fanno gli attaccanti o no, ma anche perché ma in panchina, tu a pensare forza. Sempre il discorso di chi non giocava, Ciro Ferrara in panchina. Cioè, ma ragazzi, Marche poi che ha giocato, cioè, ma che panchina avevamo? Quello fa la differenza, sì. Secondo me. Quello fa la differenza. Pescarne una. Beh,
nostro o loro? Questa è la cosa più importante. Buttiamo come prima. No, buttiamo. No. Lui, diciamo che è stato il condottiero, dai, non in campo. Dino Zoff, no? Grande Dino. Grazie. Ragazzi, ma questo è stato... Con la sua semplicità. Questo è stato... Quante parole avrà detto in quelle opere? Due e mezza. Ti ricordi? Ragazzi, questo è stato quello grandissimo. Però io vorrei ricordare anche un personaggio che è stato fondamentale, Francesco Rocca. Perché Francesco là... È stato, io mi ricordo il primo allenamento del biennio, non so se tu ancora c'eri, già c'eri, il primo, noi arriviamo lì in finale, noi ce lo guardavamo, Francesco Rocca è stato un trascinatore incredibile col suo modo di fare. Lo bracchi e gli riparti sistematicamente. È proprio... Ragazzi, mi è arrivato un altro messaggio, è il professorino. Chi è il professorino? Il nostro professore, sentiamolo. Ciao Angelino, ciao Stefano, ciao Gigi. Che dire dell'Europeo del 2000 se non solo cose belle? È stato un viaggio pazzesco, con peccato per l'epilogo che ci ha fatto versare qualche lacrima, però rimane un viaggio fantastico. Siamo partiti con grande scetticismo all'esterno, ma all'interno invece eravamo convinti di fare un grande percorso e così è stato. Siamo stati un gruppo molto affiatato, molto unito, con un grande mister. E quindi questa rimane la cosa più bella che ci porteremo dietro. Un grande abbraccio, vi voglio bene. Ciao. Grazie, professorino. Grazie, Gianluchino. Io nella mia squadra un giocatore così, a parte è mio amico. Tu lo avevi un giocatore funzionale al massimo. Dove lo mettevi giocava? Cioè, ma una cosa su, ma ragazzi... Non sbagliava la partita. Si presentava lì, cioè a tirare... 90, adesso nel 96 si è presentato a tirare rigore in Champions. L'Europeo, si è presentato, ma poi... Ragazzi, persona veramente straordinaria, a modo, grande compagno e amico. Grande affidamento. Sì, affidamento. Poi gli capita, quel periodo c'erano gli esterni, no, Overmars, c'era tutta sta gente, no, qui, c'erano giocatori affidabile, forti. Affidabile al massimo. Poi ritornando sul discorso del gruppo della squadra, ma vi ricordate che rapporto avevamo con i magazzinieri, con Pino o con Antonello Valentini, Ringhio. Ha detto stampa. Ragazzi, c'era Ringhio, no, pure. No, Ringhio nel 2000 secondo me non c'era. Mm-hmm. No, Ringhio non c'era nel 2002. C'era Pino, c'era Massimo. Ma Ringhio chi parli? Ah, Ringhio del magazzino, pensavo Ringhio Gattuso. No, Ringhio. Infatti ho detto ammazza. No, nel senso, ricordi, no, ma... era brutto perché stavi a far passare, no, Gattuso Ringhio, come il magazziniere. No, vabbè, lascialo stare, lo trattavamo come il magazziniere. Grande Ringhio. No, Franco Franchi no. Grande Ringhio, stava scherzando. Lui ha detto. Ma siccome Angelo ha detto all'inizio, giustamente, siamo alla vigilia, adesso senza fare naturalmente paragoni che sono sempre antipatici a distanza di tempo, no? Come ci arriviamo, secondo voi? Per me siamo un po' corti, per me siamo perché anche, secondo me, perdere, non lo so, a me un giocatore come Zaniolo, secondo me, nell'arco anche di una partita, ma adesso faccio un esempio, poteva dare quello strappo importante. Io vedo Chiesa e vedo poco altro. Ecco perché il mio messaggio che voglio dare a questa nazionale è: fate gruppo, credeteci e cercate di resistere anche alle mille difficoltà, perché poi partiranno le polemiche, accompagneranno secondo me questa squadra. Strano. Io dico questo, voglio dire questo. I risultati poi potranno eventualmente mettere a tacere. Io dico che ci arriviamo, innanzitutto sembra, lo dico e spero di non sbagliarmi, che abbiamo trovato forse, no, l'attaccante che ci mancava. O di Scamacca, no? Sì. Diciamo che ci arriva bene. Magari. Infatti ho detto spero di non sbagliare. Lo sai, Stefanino, sì, a livello, però, non parliamo del livello internazionale, parliamo del nostro livello. Esatto, e oggi nel nostro livello Scamacca è il top. Anche Retegui, che comunque Retegui è un giocatore di giocare negli ultimi 20 metri e lui ti fa gol. Scamacca forse è più completo, viene incontro, attacca la profondità, bravo tecnicamente. Io penso che questa nazionale non parte sicuramente con il consenso dei pronostici, però abbiamo un allenatore che in assoluto il più bravo di tutti, e in questi 20 giorni può plasmare a suo piacimento alcune dinamiche interne della squadra. Non mi aspettavo mesi fa che potesse giocare con questo modulo, perché sembra che comunque voglia fare questo 3-4-2-1 con Pellegrini o chi giocherà in quella posizione, che agirà tra un po' il tuo ruolo tra interno e tre quarti. Per me Chiesa farà un grande europeo e
Non lo so dove potremmo arrivare. Io spero un fondo. Io penso che arrivare in semifinale sarebbe un grandissimo traguardo. Veniamo da campioni d'Europa, dove abbiamo fatto, non dico un miracolo, però siamo stati perfetti, perché tutti gli incastri sono, vabbè, per vincere queste competizioni gli incastri devono essere perfetti. Non lo so, non lo so. Ci potrebbe essere qualche sorpresa alla Stefano Fiore o alla Francesco Dotti di allora, che potrebbe essere, non so, i Raspadori della situazione. No, Angelo, no, non so se vuole andare via. No, devono fare la spesa, No, è normale, facciamo un grandissimo augurio perché comunque siamo lì a tifare per vedo, Luciano, per questi ragazzi. Io, tra assolutamente l'altro, questi ragazzi li ho praticamente allenati tutti quanti. tanti, se non l'hai allenati bene ce l'abbiamo con te, Vabbè, hai quindi capito? l'ultimo. E Ah, però, mo te dico una... se fanno adesso, bene. adesso ti dico una cosa con presunzione: l'ultimo europeo, 16 campioni d'Europa, sono 16 under 21 che ho Bravo Gigi, ma allenato. noi non Quindi avevamo dubbi, adesso, Gigi. no, adesso, secondo me, sono cresciuti. A me mi mette paura qualcuno che non è andato molto bene in campionato, che è una. È portante in questa nazionale perché i vari Di Lorenzo, questi del Napoli, vengono da un'annata difficile che Molto può dura. incidere a Però livello sono psicologico. d'accordo, però Stanno sempre con Luciano, stanno con che Luciano li conosce. che li conosce, sa toccare le corde giuste e credo che Luciano Disse possa l'Arpa. essere invece il fuoriclasse che magari oggi non abbiamo e che ci può portare, non a Speriamo, vincere che sarà speriamo. Cioè. complicato, però Vabbè, quantomeno anche nelle prime l'ultimo europeo quattro. pensavamo di non andare, Certo, poi un po' di fortuna, un po' di bravura, qualcuno che è chiaro. uscito perché là in quell'europeo ti sei ritrovato i gol di Locatelli e Pessina, quattro gol tra loro due. E perché no? Può uscire fuori che Speriamo, qualcuno speriamo. ce ne E fa poi qualcuno. l'Italia arriva sempre, dai. Vabbè Possiamo ragazzi, andare, ci alziamo è stata bella questa e Maiette me li porto rimpatriata, via, eh? però Bella io subito. rimpatriata, alla prossima. Grande ragazzi, Ciao ciao, via. grazie a voi ragazzi. Ciao, ciao a tutti, è Alla stato un prossima. Pagate piacere. il conto però adesso. Oh ragazzi, grazie mille, Angelo, Stefano. è stato un piacere. Oh, che bello. Alla prossima. Ci Ciao, vediamo in giro, non sui campi perché ormai non ce la facciamo più. Grazie. Cioè, Gigi, noi ci vediamo. Voi tanto giocate Lui sempre a palla, io sono scarso. Io... Vabbè, però Ma sta si può crescendo. crossare, Gigi! Non si può crossare a padel, Però come si può faccio? scivolare però. Si può No, fare il grazie, tegger? è stato un piacere. Ciao Ciao ragazzi, ragazzi, di grazie. nuovo, ciao, 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 ciao. ciao. Alla prossima, grazie, eh. Ciao ragazzi.